Allora signori, oggi è una giornata un po' triste, per me mi piange il cuore perché sono qui a San Felice sul Panar dove ho imparato a volare, dove praticamente ieri si è abbattuta una tromba d'aria che ha, diciamo, divelto tutto quello che sono gli hangar dove erano custoditi gli aeroplani. È un duro colpo questo qua chiaramente per quest'area, per il mondo del volo. Vi faccio vedere, porto un pochino con me per capire un po' la situazione. Questo è quello che è successo, è quello cui ci si trova davanti oggi. C'è ancora un po' di vento, poi chiaramente qua adesso piove sul bagnato perché la natura è beffarda a volte. Come vedete non è rimasto niente. Qua c'erano 7 aeroplani, 2 deltaplani, delta motore. E questo è quello che è successo in poche parole. Una tromba d'aria che nel giro di pochissimo si è portato dietro tutte le strutture. Guardate, iconico questo Eurostar che sbuca, è veramente incredibile. Anche adesso, come vedete, tira un bel po' di vento. Adesso a finire che mi perdo l'ombrello, mi perdo. E una cosa indicativa della forza che è stato il temporale, cioè il temporale a tromba d'aria, è data da alcuni dettagli che vi voglio provare a far vedere. Questa qui che vedete è praticamente una pala di un elicottero messo qua ornamentale, no? Come si dice? È ornamentale. Guardate, incredibile, questo pezzo di lamiera che è passato da parte a parte, spinta appunto dal vento. Adesso chiaramente torna a piovere e niente. E chiaramente questo è quello che è successo. E se qualcuno può avere idee e consigli, chiaramente bisogna sempre interfacciarsi qui con i responsabili della scuola volo arte volo qua del campo di volo San Felice sul Panaro. Ogni consiglio sicuramente qua dai ragazzi può essere ben accetto, e questo è quanto.